ma cosa pensavate? Che io partissi con un deltaplano? No, grazie. Io preferisco le ali di questo mito. La Mercedes SL 300 Coupé. Per gli appassionati, Galway, ovvero ala di gabbiano. La linea di questa leggenda su ruote era negli anni 50 così unica e innovativa per via delle portiere che s'aprono verso l'alto e incernierate sul tetto da meritarsi tanti soprannomi. In Germania la chiamarono Porte Volanti, in Francia Farfalla, in Inghilterra invece diventò la Gullwing, ali di gabbiano, e così è conosciuta in tutto il mondo. È vero che più che per viaggiare sembra fatta per volare. Nel 1999 si è chiuso il XX secolo. Bene, proprio la 300 SL è l'auto che ha lasciato un tale segno da essere eletta sportiva del secolo. Questa Gran Turismo Mercedes nasceva dalle corse di Formula 1 e dalle gare su strada più difficili. La Carrera Panamerica del Messico, la Mille Miglia. Dopo la guerra, la casa tedesca decide di tornare alle corse automobilistiche e lo fa prima con la W194 e con la W196 F1 poi, che vince il mondiale con Fangio. Ma la vera svolta però arriva quando Max Hoffmann, l'importatore d'auto europee in America, convince la Mercedes a trasformare la W194 in una vera Gran Turismo. Era il 1954. Nasceva così la 300 SL. S come sport, L come licht, leggera. E ancora a guardarla ti si muzza il fiato. Le porte d'alluminio si alzano con un dito, aiutate da molle interne. Questa sua particolarità non fu una trovata estetica per far colpo, ma una necessità perché il telaio a traliccio tubolare arrivava ai fianchi a una certa altezza, impedendo il montaggio di portiere con apertura normale. Così bisognò trovare una soluzione alternativa. E nasce il mito. Sportiva l'auto, sportiva l'entrata. Per farlo con disinvoltura ci vuole un po' di allenamento. E la soluzione del volante che si piega era stata fatta per cercare di facilitare l'accesso. Sarà. Una volta dentro, ci troviamo di fronte a una plancia che è un vero capolavoro di design e di buon gusto di quel tempo. 5 strumenti dalla grafica impeccabile e pomelli e interruttori che sono pezzi d'alta oreficeria. Con tutto ciò, il suo prezzo di vendita era stratosferico. E anche oggi non scherza. Per volare con queste ali occorre spendere 360-400.000 euro. Per riportarci al presente, basta avviarla e sentir cantare i suoi 6 cilindri. Musica incantatrice per gli appassionati. Acceleratore, frizione, freno, tutti dolci da azionare come lo sterzo, che non affatica neppure in manovra grazie a un meccanismo sofisticato che riduce gli attriti. Anche se il passaggio dalle corse alla strada costò una crescita del peso di circa 400 kg, le prestazioni erano d'eccellenza. Il motore 3000 ereditò l'alimentazione a iniezione meccanica del prototipo ed eroga 215 cavalli. In marcia, anche nel XXI secolo, la SL 300 non ha perso un briciolo della sua sicurezza. Tanto che se il traffico costringe a rallentare, per riprendere non c'è nemmeno bisogno di scalare marcia, tanta è la coppia a disposizione. Ma appena ci imbattiamo in un tratto misto un po' sconnesso, saltano fuori i primi saltellamenti, il primo pattinare delle ruote, di potenza ce n'è, e ciò ci fa ricordare che stiamo guidando una Gran Turismo degli anni 50. Torniamo sull'asfalto, non roviniamo il mito. Un mito che resiste bene ancora oggi. Questa è la sua versione attuale, la SL63 AMG. Fa un certo effetto vederla insieme, il passato e il presente. Anche se nel presente certe caratteristiche si sono normalizzate. Ma la vera emozione ce la riserva il futuro.
perché tra non molto assisteremo alla rinascita della Ali di Gabbiano. Si chiamerà SLS AMG e sarà sul mercato nel 2010. Il nuovo modello tornerà ad avere le ali, per la gioia di tutti gli appassionati e dei nostalgici, che sono tanti. Anche perché la produzione dell'originale SL300 fu molto breve e si interruppe dopo soli 1400 esemplari. Si dice che la causa improvvisa della caduta di questa macchina siano state appunto le donne. E te pareva? A differenza di quanto accade oggi, indossavano soprattutto le gonne. Così le guidatrici voltarono presto le spalle a un'auto che le metteva in difficoltà nel salire e nello scendere. A indossare una tuta non c'è nulla di strano. Certo che con la tuta non si va a fare la spesa. Pronta? Ok. Ma con un'auto così si vola e basta!